ancora dalla piazza Piccolomini con il professore Camato. Se la stella di questo capodanno bizantino è Marisa Cuomo, in rappresentanza di tutte le donne di tutta la storia di questa località, la stella è comunque il professore Camaldo con il professore Mario Notomisti, che ci erudiranno con un convegno preparatorio che già dall'antichità era qualcosa di importante e eccezionale. Il giorno prima dell'elezione era la presentazione, e questo è un campo importantissimo. Professore, avete scelto di parlare del vino di Ovi, è stato chiesto di... Il tema quest'anno in realtà, appunto, Marisa Cuomo non può che portarci verso il vino, insomma. E in realtà con Mario abbiamo preparato due brevissime relazioni che tendono a dimostrare un fatto solo di fondamentale importanza. L'importanza del vino in questo territorio, intendendo Amalfi, ma fino appunto a Gragnano e a Lettere, del quale abbiamo grandi prove, insomma, già dall'epoca romana e per tutto il Medioevo. Vogliamo ricordare che il professore Camaldo già ha lavorato nell'ambito del Ducato di Amalfi, dimostrando la bontà e la bellezza del castello di Lettere, il perché e il per come era articolato. Abbiamo un nuovo allestimento nell'area degli arsenali, in cui è ben visibile questa mappa, di cui gradiremmo che tutti i turisti vedere questo grande duomo in questa piccola città. Oggi ci sembra qualcosa, certo, fuori scala, con un uomo con un pancione enorme, mentre invece inserito in un contesto che da qui arriva fino a Lettere sotto l'aspetto territoriale e anche come connessioni, come strade, quelle che noi chiamiamo oggi il sentiero degli dei, erano i corsi principali di attraversamento. Sì, assolutamente. E di poi lì passava anche il vino, possiamo dire. Assolutamente. Poi c'era la grande forza di Amalfi, che era la forza commerciale, che portava prodotti come il vino sicuramente anche dall'altra parte del mare, insomma, quindi la vera grandezza di Amalfi è sempre stata legata ai commerci. Professore, con il vostro permesso seguiremo e registreremo la vostra conferenza. Grande piacere. Arrivederci.